La showgirl si trovava a Capri con il fidanzato Ignazio Moser, ora dovrà recarsi alla questura di Milano per regolarizzare la sua posizione. Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl argentina Belen, è al centro del gossip, ma stavolta non per le sue vicende sentimentali, bensì a causa del suo permesso di soggiorno. La modella è stata avvicinata da alcuni agenti di polizia mentre soggiornava in un albergo a Capri con il suo fidanzato, Ignazio Moser. La donna è stata invitata a seguire i poliziotti in commissariato in quanto il suo permesso di soggiorno era scaduto da tempo. La notizia, data dal direttore di Chi, Alfonso Signorini, e confermata dal TG.com, sta facendo il giro del web nelle ultime ore, destando molta curiosità. Al commissariato di Capri sono stati effettuati tutti i controlli di rito dall'ufficio stranieri dove il personale ha invitato la sorella di Belen a recarsi presso la questura di Milano per regolarizzare la sua posizione. È trapelata la notizia che il permesso di soggiorno della modella argentina sarebbe scaduto da alcune settimane, per cui la situazione deve essere regolarizzata quanto prima. Cecilia è stata raggiunta dalla pattuglia di polizia mentre stava partecipando con Ignazio ad una manifestazione dedicata allo sport e allo spettacolo. Cecilia e Ignazio, la loro storia procede senza intoppi. A parte l'inaspettata parentesi burocratica relativa al permesso di soggiorno, la storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele. I due fidanzati, conosciutisi al Grande Fratello VIP, sono stati bersaglio di diverse critiche. Il pubblico ha mostrato simpatia per l'ex di Cecilia, Francesco Monte, lasciato in diretta durante il reality dopo una storia durata 4 anni. Tuttavia, la Rodriguez non si è nascosta dietro un dito, nonostante le polemiche, continuando la sua storia all'interno della casa più spiata d'Italia con Ignazio Moser. I due sono sempre più affiatati e hanno dimostrato di provare un forte sentimento l'uno nei confronti dell'altra. Non tutti avrebbero scommesso sulla durata del loro amore, ma i due ragazzi sono andati dritti per la loro strada, continuando la relazione anche dopo la fine del Grande Fratello VIP, coinvolgendo nel loro rapporto anche le rispettive famiglie. Inoltre, i due fidanzati sognano di crearsi una famiglia e di avere dei bambini al più presto. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione, dopo che la Rodriguez avrà regolarizzato la sua posizione burocratica relativa al permesso di soggiorno scaduto.